per farci perdonare, facciamo una domanda a voi, partiamo dalla curva sud. Voglio fare una domanda a lei. Signora, che ne pensa di questo, questa prima parte della serata? Bellissima, bellissima, Manuela è stupenda, bellissima. Manuela è stupenda, bene. Qualche altra domanda? Signora, che ne pensa lei di questa serata fino adesso? Le è piaciuta? Brava. I presentatori vogliamo prendere qualcuno un po' meno, diciamo la verità, no? Ah, più giovane, lui più giovane, o io più giovane. C'è una signora, facciamo parlare io un po'. Sono più giovane. No, più giovane, ma è più carino, signora, poi viene alla radio, quindi. No, la signora è innamorata di te, non so, tu cosa fai le donne, non lo so, non lo so fermo. Beh. I capelli in questo momento stiamo passando dall'altra postazione radio, questa è di consolidiamo ragazzi. Facciamo parlare un attimo Marco. Buonasera ragazzi, buonasera. Stiamo in pausa, ha parlato tutto il giorno. Questa è cattiveria però, questa. No, vabbè, dai. Costanza Martina. Stanno in pausa, hanno parlato tutta la sera, lasciali in pausa, no, mani. Ah, eccoci qua. Attenzione, adesso riesco a qualcosa. Maestro Pino Ecuba. Allora, io vengo. Regista Pino Ecuba. Vediamo, chi possiamo. Qua mi stanno guardando tutti con la faccia, non venite da me, signore, Ah, Betty! Io faccio l'ombra! Guarda che c'è qua, Betty! Betty che tra l'altro... Allora, non la conosco, l'entrata. Ti stai zitto? Ah, ok. Madonna, non ce la fate. Ma mi avete messo proprio a uno... Ah, allora, Betty, so... Betty, mi ammazzi dopo, non adesso, possiamo presentare il maestro Placido. Betty è anche lei una musicista, una cantante bravissima di Sant'Agnello, quindi chiederei un applauso anche a Betty. Sì. E anche cugina di Manuela Azzero, quindi questo... Sì, è vero. Sta a significare che è una famiglia di artisti. Arte, cultura, musica, teatro... Oggi sono in borghese, allora ho detto vengo ad ascoltare mia cugina, così... poi mi ha intervistato, mi vuoi intervistare adesso... No, ti volevo intervistare. Io però ti volevo fare i complimenti anche a te. Lui, vabbè, non ho... piace sempre Nino. Nino no, te sembra fatto apposta che sono venuto a prendere. Sembra che mi sono venuto a prendere i complimenti, dai, no. Diciamo che in questi momenti io cerco di prendere un po' di amici ai quali posso scambiare. Questo ti nascondi? Si nasconde. Ti nascondi. Senti, io non ho avuto modo di seguire la partita. Mi fai un aggiornamento di quello che è accaduto questa sera? Primo tempo 1-0. Primo tempo 1-0. Secondo tempo non c'è, sta qualcuno con le radiette qua. Quindi stiamo perdendo? Non lo so, signore, forse. Ah, abbiamo un collegamento in diretta, attenzione. Signora, scusi, ha delle gambe lunghissime e molto belle. Io provo. Lei è collegato? 2-2. Accidenti, 2-2. Quanto manca? 10 minuti alla fine della partita. Possiamo ancora farlo. 10 minuti di sofferenza, facciamo. Fai una domanda tu, dai, fammi vedere se fai una domanda tu. Vai, fai tu, non lo so. Andiamo in avanti, dai. Seguiamo un po'. Io credo che siano quasi pronti sul palco, Sul palco sono pronti? Non lo so, penso che mi fanno. Grazie, grazie. Sono pronti? Sono quasi pronti? Sì, beh, vedo là il maestro che già si è accomodato. Gianluigi Esposito, Antonio Saturno, i musicisti della serata che accompagneranno il maestro Michele Placido.